Il Teramo chiude una settimana travagliata espugnando il campo dei Rieti 0-2, tutto nella ripresa con Birrigea, assoluto protagonista del successo biancorosso, ma per 75 minuti è stata tutto meno che una partita semplice. Schieramento confermato nel Diavolo con Mungo alle spalle delle due punte, cambia qualcosa Mariani che inserisce tutta la sua batteria offensiva in campo con De Paoli alle spalle di Persano e De Sarlo. La gara nel primo tempo è un monologo biancorosso, al terzo proprio Mungo si allarga sulla destra e mette al centro un pallone che Magnaghi gira centralmente verso la porta di Merelli. Bombaggi ci prova qualche secondo dopo, ma la distanza è siderale e la stoccata trova i guanti dell'estremo difensore di casa. Mariani al 25esimo perde Aquilanti, al suo posto Fiumara, ma prima Cellin, proiezione offensiva, prova a sorprendere Tomei col tap-in dall'altezza del dischetto del rigore. Ancora Diavolo al 28esimo, Mungo di nuovo da destra, il suo servizio però è mancato da Magnaghi, ma calamitato da Viero che conclude dal limite seppur sul fondo. Primo tempo che si chiude col servizio verticale di Tentardini per la girata di prima intenzione di Ilari, sinistro violento ma alto. La ripresa vede ritmi più elevati, al 53esimo Bombaggi avrebbe un piazzato sistemato proprio sulla sua mattonella, ma Merelli è attento sulla traiettoria arcuata. Sempre il Diavolo sugli scudi, Mungo prova la percussione personale, Magnaghi alle sue spalle raccoglie la sfera e scarica al lato un diagonale da ottima posizione. Il pallino del gioco è quasi esclusivamente biancorosso, Di Mascio inserisce K prima e Birligia poi, ma corre un rischio incredibile al 70esimo ancora da corner, quando Celli va ad impattare sotto misura il traversone di Tirelli, trovando il riflesso di Tomei con la sfera violenta ma centrale che l'estremo difensore ospite controlla in qualche modo. Passato lo spavento però il Teramo porta il match dalla sua parte, al 75esimo Bombaggi e Costa Ferreira dialogano, il numero 19 prova la sventola dalla distanza che rimpalla però sui piedi di Birligea che controlla e batte Merelli per la rete del vantaggio che fa tirare un sospiro di sollievo al Teramo. Per Birligea primo centro in maglia biancorossa e astinenza da gol che si ferma a 282 minuti. Da questo momento in poi il Diavolo gioca sul velluto, il Rieti non ha la forza di reagire e subisce al 90esimo il gol che chiude il match. Ancora Birligea protagonista ma stavolta in veste di uomo assist. Il triangolo largo con Magnaghi si chiude con l'appoggio vincente del numero 9 che consegna al Teramo tre punti fondamentali per guardare con serenità alla sfida di mercoledì pomeriggio al Bonolis contro il Potenza, spingendo ancora di più verso l'inferno un Rieti sempre più ultimo della classe.